Pietro, allora, sabato, Trento, ti aspettavi l'esordio contro Trento? Ma allora, sinceramente non me l'aspettavo proprio, non mi aspettavo di entrare in quel preciso istante, perché comunque era un momento abbastanza caldo della partita, era sul finale di un set molto combattuto, quindi diciamo che no, non me l'aspettavo, è stata una sorpresa anche per me, però sono molto contento di essere entrato e aver fatto Immagino, perché l'esordio. 17 anni, giusto? 17. Mese più, mese meno, esordio in Superlega e un esordio contro chiaramente una squadra, una big, insomma, Cocerado più volte ha detto una pretendente al titolo, quindi bello. Molto, molto, molto bello, devo dire, veramente. Ma ti ha chiamato mamma, ti ha chiamato. No, no, no. Siccome c'erano i miei genitori e vabbè, mio papà, diciamo che ha quasi pianto, però sì, c'è stata molta emozione sia da parte mia che da parte dei miei genitori, sicuramente. Senti, due battute sulla partita, ma semplicemente per dovere di cronaca, una partita che vince al tie-break, una partita che al primo set ti vede sotto di 2 punti, vede perdere il primo set di 2 punti, e poi vai su e quasi quasi te la giochi sul 3-1, voglio dire, poi arrivi al tie-break, insomma è stata una partita violentemente emozionante. Sì, molto. Sono state veramente due partite della Superlega che io ho fatto, sono state due partite piene di emozioni, veramente. E sì, potevamo vincere sicuramente 3-1 con Trento, però dobbiamo dire che comunque l'importante è sempre vincere e aver vinto contro una big come Trento dà molte soddisfazioni al di là del risultato. Quindi diciamo che poi siamo una squadra che è in grado di ribaltare il risultato da un momento all'altro. E sì, il primo set eravamo sotto, però comunque ci siamo rialzati e poi siamo andati a vincere la partita. E raccontaci un po' come fai a coniugare il lavoro che si fa all'interno di una squadra di volley che gioca in Superlega con il lavoro che fai sui banchi di scuola la mattina, perché per chi ancora non lo sapesse, tu studi, giusto? Sì. Cosa fai? Informatica, Tu studi istituto tecnico. informatica a Verona, Sì. naturalmente, e passi la mattina a scuola sui banchi di scuola e poi il pomeriggio ti dedichi alla Superlega. Sì, diciamo che è questione di organizzazione. Bisogna avere tanta testa, tanta maturità e bisogna riuscire a organizzare le due cose, perché la scuola è considerata scuola, di conseguenza non è un piano B. Mentre la pallavolo in questo caso in Serie A è un vero e proprio lavoro, quindi sono diciamo due entità molto difficili, molto complesse, quindi l'importante è organizzarsi. Se lo si sa fare è tutto possibile. È Ma molto difficile, però si può fare, dai. quanto è importante, immagino tanto, la domanda sarà anche retorica, quanto è importante l'aiuto della famiglia in questo senso? Ah, moltissimo. Questo proprio aiuto a livello oltre di organizzazione, perché ad esempio comunque quando arrivi a casa da scuola hai bisogno di mangiare, subito dopo devi partire per l'allenamento, arrivare a casa e magari trovare la lasagna già fatta dalla mamma il giorno prima è un grande aiuto. Ma anche sinceramente dal punto di vista molto della testa, perché comunque mia mamma, ci sono stati momenti in cui io volevo mollare, diciamo, però mia mamma mi ha sempre tenuto lì, mi ha sempre detto che quello che faccio è una figata e di non mollare. Senti, e come fai a vivere la tua vita di 17enne che immagino preveda anche qualcosina un po' al di fuori, no, del pallavolo della scuola? Oppure è solo pallavolo e scuola? Diciamo che sono comunque una persona che pensa più al dovere che al piacere. Quindi se ho la partita, se ho un allenamento importante, se il giorno dopo una verifica non vado a fare fuori la serata, tipo, diciamo che una volta al mese esco con i miei amici, però mi basta quello comunque perché so che questa è la mia vita e che devo impegnarmi su determinate cose. E ragazze, come andiamo? Le ragazze andiamo benissimo. Ah, ottimo, quindi il Sì, tempo per ce l'ho, quello ce l'ho. perfetto. E ci sono tanti ragazzi che giocano a pallavolo, è uno degli sport più giocati, diciamo, in assoluto, no? A livello mondo, proprio
proprio uno dei primi. E ci sono tanti ragazzi anche, per esempio, del nostro settore giovanile che hanno la tua età, che giocano nelle nostre fila. Che consiglio daresti a chi ti vede in Superlega e magari dice: caspita, però anch'io potrei fare il Bunisoni? Allora, una cosa che mi hanno sempre insegnato è di prendere il treno che passa, di non lasciarlo passare, perché le occasioni nella vita sono veramente poche. Come la mia chiamata in Superlega è stata immediata, non ho pensato troppo alla mia organizzazione, alla scuola, agli amici. Diciamo che se tu vuoi fare qualcosa ed è quello il tuo sogno, poi devi fare di tutto per seguirlo. Quindi sicuramente tanto impegno, tanta voglia di dedizione, e poi il resto verrà. E pensi che qualcuno provi invidia per questa cosa? Magari qualcuno dei tuoi amici. Ma allora, forse sì, però non glielo auguro. Cioè, nel senso, io sono io, non ho niente da cui invidiare. Se ce l'ho fatta io, ce la possono fare mille altri di conseguenza. Spero che non ci sia invidia. E magari mille altri no, perché magari no, esatto. Da questo punto di vista sei, diciamo, non tirarti troppo giù, magari sei anche unico da questo punto di vista, non credi. Raccontaci com'è stata la tua chiamata in Superlega, cioè tu eri a casa tua, squilla il telefono e buongiorno Pietro, allora, vuoi venire a giocare in Superlega? Allora, io so che la chiamata è arrivata quando Rado ha visto una partita delle qualificazioni agli europei che ho fatto verso gennaio di qualche anno fa. E diciamo che a quanto pare l'ho impressionato, per non so ancora bene di preciso, sicuramente non me lo dirà mai, però appunto poi mi è arrivata questa chiamata, io ero a casa e mi ha detto: guarda che Verona Rado vuole parlarti perché ti vorrebbe in Superlega. Io subito, occhi sbarrati, spalancati, ho detto: come mi vuole in Superlega? Quindi sono arrivato qua un giorno di giugno, ho detto: va bene, iniziamo. Potremmo lanciare un contest. Cosa ha impressionato Rado? Abbastanza. Proviamo a fare tre ipotesi. Che cosa può aver impressionato Rado? Allora, secondo me è il carattere, perché nonostante sono molto giovane, comunque non mi lascio mettere i piedi in testa e sono uno che comunque si mette sempre di impegno. Opzione B, penso per una tecnica. A pallavolo serve la tecnica, quindi comunque penso che abbia visto delle qualità, delle doti. Opzione C, non lo saprei veramente. Opzione C, non so dove andare a prenderla. Risposta aperta. Bene, ascolta, ti faccio l'ultima domanda, perché sei appena uscito da una sessione pomeridiana intensa, perché hai molto fatto intensa la tecnica anche i pesi, perché stamattina sei andato a scuola e quindi hai saltato i pesi. Che cosa ti aspetti da questa esperienza? Allora, sicuramente mi aspetto di crescere in maniera esponenziale, ma ho già visto degli ottimi risultati. Io diciamo che quando arrivo a casa mi faccio degli esami di coscienza su come sono migliorato, se sono migliorato, cosa c'è da migliorare, e sicuramente fino ad oggi sono migliorato tantissimo in difesa, in ricezione, in alzata, anche a livello caratteriale. Quindi per adesso sono molto contento di quello che ho fatto e spero che questa crescita continui e vedremo poi dove arriveremo a fine anno. Comunque bello l'esordio in Superlega. Bellissimo, non potevo chiedere altro.